economico ha fatto la sicurezza. La fede ci aiuta ad andare ben oltre alle apparenze e alle circostanze più o meno casuali. Eminenza, intanto tanti auguri da parte di Ravenna Web TV. Grazie, grazie di cuore, ricambio anch'io, ricambio di cuore. Le volevo fare una domanda, noi siamo una televisione su internet, siamo molto seguiti dai giovani, lei durante l'omelia ha parlato dei giovani, che messaggio vuole lasciare ai giovani di oggi? Li vede in difficoltà? Sono in difficoltà secondo lei? Imparino ad amare questo tempo, imparino ad amarlo questo tempo, a non averne paura, a non badare soltanto alle esagerazioni, agli spropositi che si compiano, perché in questo tempo ci sono possibilità che un tempo non c'erano, però bisogna avere il coraggio e anche l'ardimento di presentarsi, però un coraggio che sia ragionevole, che non sappia di sfida, che non giochi soltanto a fare la contrapposizione per la contrapposizione. Cioè, oggi però poter dire qualche cosa e influire un po' l'attuale realtà storica, bisogna che ci sia la consapevolezza della fortuna di questo tempo e i rischi di questo tempo. Non si può andare a giocare, direi così, così come vanno le cose, come giocare un po' al caso. Oggi bisogna imparare anche dalla storia, imparare anche dai mezzi di comunicazione. Oggi sono uno strumento formidabile, però vanno usate con coraggio, ma con intelligenza. Il giocare a sfottere, come si dice, il giocare a spararla più grossa, insomma, non è che sia che giovi a qualcosa, non giova proprio a nulla. Sarai per un po' di tempo, finirai sugli altri giornali, ma poi dopo ti lasciano e rimani solo, insomma. Un'ultimissima domanda. Lei attraversa in pratica due secoli di storia. Non è che in questo momento storico mancano un po' dei modelli positivi? Può darsi, può darsi. Devo però confessare che da un po' di tempo mi sono un pochino ritirato nei miei studi, perché ci sono delle cose che mi preme approfondire, e forse sbaglio dimenticare invece di seguire da vicino anche quel che sta emergendo di positivo e di negativo. Dico di positivo e di negativo perché fare l'attenzione soltanto alle cose negative vuol dire proprio fallire in partenza, insomma. Pertanto occorre il buon senso, ma occorre anche un po' di ottimismo, insomma. E per far questo bisogna avere anche presente cos'era la storia di 20 anni fa, di 30 anni fa, di 50 anni fa. Allora quelli che hanno vissuto quel tempo vanno ascoltati. Non è che siano perché hanno vissuto altri tempi che siano più saggi di noi. Però avendo fatto esperienze, hanno capito anche che certe tentativi non si devono più ripetere. Hanno capito meglio ancora dov'è che è possibile tentare nuove vie, nuovi percorsi, è possibile. Però per far questo bisogna avere tanta saggezza. Non bisogna giocare al che più scommette, no? Chi la spara più grossa, quello è destinato a vincere, perché richiama l'attenzione per un po' di tempo le copie del giornale o del libro che tu hai fatto, allora hanno un gran successo, però poco dopo tutto scompare via, insomma.